Salve ragazzi, oggi vi porto un giochetto nuovo, interessante, e che potrebbe essere una nuova serie. Un po' tempo fa Paradosso ha fatto una serie di retro game chiamata Quick. Io invece ho intenzione di fare una serie con questo gioco. Si chiama Abal e tecnicamente bisogna giocare con le palle. È una nuova edizione del vecchio Brick Ball, quello di distruggere i mattoncini, però riproposto in veste moderna con musiche interessanti e in 3D. Io già ho sbloccato un po' di livelli, ma li rigioco con voi. Sarà interessante vedere che cosa riusciamo a rompere. Cominciamo col dire subito che bisogna essere bravi a cercare di colpire l'angolo giusto. Il gioco è un po' vecchio, è vero, forse ai ragazzi moderni non può anche non interessare, ma un vecchio rincoglionito come me è uno dei giochi in cui in passato si divertiva e adesso è stato creato in una chiave molto più moderna e soprattutto in 3D. E soprattutto bisogna gestire tre palle contemporaneamente. E non è facile, infatti le palle si perdono, ora sono rimaste solo due palle, nemmeno ho preso un magnete che mi permette di bloccare una palla. Ma mi sa che adesso le moltiplico di nuovo, adesso le palle aumentano. Signori, sono pieno di palle. E sicuramente sto rompendo le palle da tutte le parti. Bene, ho preso anche la palla sbilenca. Questa è una palla che proprio non si può controllare. E questo è niente, tenere la serie, questo è solo il primo livello. Figuriamoci quello che accadrà dopo. Naturalmente il gioco non finisce, a meno che non si perde, che tutte le palle finiscono oltre la linea, o che sul campo non ci siano più casse o oggetti da rompere. Ecco, mi si è allungata l'asta. Ho anche rallentato le palle e ho superato questo primo livello indebile. Naturalmente ci sono i punteggi, i bonus acquisiti, gli oggetti distrutti e il tempo. E adesso si passa con numero 2. Naturalmente più aumenta il livello, più aumenta il livello di difficoltà. Il problema è riuscire a sfondare. Ma credo che questo non sia un problema eccessivo. Quando si tratta di sfondare, di rompere, io sono il più adatto allo scopo. Ecco, ho perso io, mi ha rotto lei a me, va bene. Naturalmente ci sono le vite, una volta finite si ricomincia da capo. Per cui il mio scopo è continuare finché non finisco tutte le vite. Per fortuna le vite si possono guadagnare. Avete presente quei fulmini? Se ne acquisite una certa quantità, vengono automaticamente convertiti in vite. E nel gioco è possibile acquisire altre vite. Ecco, ho beccato la palla pazza e questa farà un bel po' di danno. Multiball pronto, eccolo! Adesso il terreno è pieno di palle. Signori, non ho mai visto tante palle in vita mia. E a voi vi ricordo da mai di avere tante palle sotto mano. Ho preso pure la velocità, quindi tra poco pure le palle saranno proprio incontrollabili. Se riesco a beccare la bomba che sta là. Ah, peccato, non vi ho fatto vedere quell'oggetto che cadeva al centro. Avviene in ogni partita, quindi avrò modo di farvelo vedere. È molto utile per finire velocemente il livello. Ok, lì al centro, se notate, ci sta una palla che gira. Quella è una palla bonus, una palla speciale, che una volta liberata permetterà di fare cose veramente interessanti. Eccola che arriva e la devo prendere al volo. Questa è una palla esplosiva. Nel senso che quello che colpisce lo fa esplodere. Ed è utilissima.
L'unico problema è lenta. Però quando colpisce fa un bel po' di danno. È un po' difficile parlare e mantenere la concentrazione sul gioco. Faccio non mi lamentare se in alcuni momenti il gioco diventerà, la mia parlata diventerà assente. Ok, nonostante abbia questa mega palla, che non è nemmeno una delle palle più potenti del gioco, non riesco a completare il livello. Vediamo solo. Perché bisogna beccare l'angolo giusto, non è facile beccare l'angolo giusto. Meno male che mi arriva in aiuto questo gadget, che neanche questa volta ho potuto farmi vedere a che serve. Comunque il nome è Torpedo, mi dovrebbe già far capire che cosa significa Torpedo, Torpedine. Vediamo se ci arrivate. Ok. Naturalmente prendere punti è anche un modo, quando uno vuole fare una gara, per capire chi ha vinto. Quelle frecce a terra costringono la palla ad andare nella direzione in cui puntano. E non è... e questo permette anche di ottenere dei risultati. Se notate, sopra alla cassa ci sta una specie di missile. Cosa pensate che succederà quando il missile arriverà a terra? Farà un unplane come quello che ho fatto io in questo momento. Lì sopra c'è una vita e mi sa proprio che fra poco mi toccherà prenderla. E la cosa andrà bene, credo. Ok, mi sa che con questo magnete riuscirò tranquillamente a ottenere altri punti. Devo riuscire a beccare quella vita là sopra, così almeno potrò guadagnarla. Vediamo se la becco. Benissimo, e ho preso anche molti ball, anzi il triple ball. Come notate, tutti questi gadget, magnete, triple ball, eccetera, magnete e il torpedo, mi sembra, hanno tutti un limite di tempo. Quando la sbarra di energia decresce, finisce l'effetto. Ora vi faccio vedere il torpedo. Spara dei missili che distruggono tutto. E come avete visto sotto, anche qui ha una barra che non lo tieni per sempre. Quando finisce la barra, finisce l'effetto. Non puoi più sparare. Ah, bene, adesso vi farò vedere un altro piccolo gadget. La vedete quella palla piccolina? Ecco, questa è una delle palle bonus, la shooting palla, che spara nella direzione in cui la catena serve per bloccare ed evitare che non è bloccata tutto. Riesce a distruggere tutto. Il problema non le parti ambientate, le gocce del distruttore sono mentalmente. Quello spara in tre direzioni, quindi praticamente tutta la cosa. E adesso ne vengo qui. Fanno un gran casino queste palle, però è un gioco così, un gioco che vediamo adesso. Si moltiplica ancora? No. Il moltiplicatore deve essere usato solo una volta. Ok, siamo già al quinto livello superiore. Adesso si arriva al livello 6. Mi sa proprio che oggi sbloccherò delle palle pesanti. Se riesco a distruggere quelle due bombe che stanno là sopra, faranno saltare per aria anche il trasformatore che sta là al centro.
ci sarà un effetto domino. Cosa pensate che succede se ci sia un effetto domino tipo le bombe? Adesso lo vedrete. Se riesco a beccarla dentro, riesco a buttarla dentro. Oh no, devo beccare questa e adesso le cose saranno meglio. Purtroppo la palla pazza è imprevedibile, quindi è difficilissimo capire dove è. È difficilissimo tenere la mano in gioco. Meno male che anche se sono già rimane solamente la palla di tra i pianici, lo stesso è considerato una palla come neanche, quindi è un gioco in cui ogni palla ha la sua importanza, però anche se mi rimane una sola palla, anche se sinceramente vorrei sempre rimanere con due palle, ci sono attenzionato le mie palle. Però questa è una palla che fa un casino pazzi. Meno male. Questo era il sesto livello. Vi faccio vedere il settimo. E per questa volta chiudo. Poi mi farete sapere voi se vi piace questo gioco. Ma anche se non vi piace, non vi preoccupate. Io lo continuo lo stesso. Grazie. A presto.